Salve a tutti e bentornati ai quattro elementi in mia compagnia, in compagnia di Sonia. Sullo sfondo vedete una bellissima immagine di Arezzo perché la provincia di Arezzo, in collaborazione con Consulta Provinciale Volontariato della Protezione Civile, ci ha donato un video da mostrarvi, ovvero la conosco, la amo e non tremo. Che cos'è? Che cosa vuol dire? È un video che parla di Arezzo, del, 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 dei terremoti, di come comportarsi ed è rivolto a tutti. È un video educativo, in particolare ai ragazzi e alle scolaresche. Questo video dura soltanto eh, dura circa 30 minuti, la mia puntata dura circa mezz'ora, quindi io devo soltanto augurarvi una buona visione e vi saluto con un bacio. La conosco, la amo e non tremo. Cosa significa questa definizione? Che poi dà il titolo a questo progetto? Qual è il riferimento? Il riferimento è alla nostra terra, una terra che ovviamente conosciamo e conosceremo sempre di più. Voi, ragazzi, ovviamente studiate tanti aspetti legati alla nostra terra nel vostro percorso scolastico. Ha tante caratteristiche, ha una grande storia, una grande tradizione. Tra le sue caratteristiche c'è anche quella di essere una zona a rischio sismico. Allora, perché? Noi eh, proponiamo questo progetto, un progetto della provincia di Arezzo in collaborazione con la regione toscana, proprio per farvi capire non solo le caratteristiche del territorio, ma anche come ci si deve comportare in caso di rischio sismico e soprattutto il fatto che ci sono strutture pronte ad agire in caso di emergenza. Questo è un messaggio che siamo con il presidente della provincia, Vincenzo Ceccarelli, che è importante trasmettere ai ragazzi. Sì, la nostra Terra è bellissima da scoprire e da amare, però ha questo piccolo inconveniente che è soggetto al rischio sismico e quindi può capitare che ogni tanto, speriamo davvero che non succeda mai o succeda molto di rado, eh, può tremare. E allora in questi casi è veramente importante, molto opportuno, sapere quali sono gli atteggiamenti da tenere quando eh, questi inconvenienti, quando questi rischi, quando queste emergenze dovessero eh, accadere. In quel caso, anziché farsi prendere dal panico, è molto importante sapere cosa dobbiamo fare, quali atteggiamenti corretti tenere per eh, creare meno confusione per sapere come evacuare da un edificio, come creare meno problemi e anzi agevolare quelli che potrebbero essere i soccorsi. Proprio per questo è molto importante, ragazzi, che voi seguiate quei consigli che eh, i tecnici della protezione civile e gli appartenenti alla consulta provinciale del volontariato in, questa, in questo filmato vi stanno proponendo. Grazie al Presidente della Provincia, allora adesso cominciamo questo nostro viaggio e lo cominciamo nel modo direi migliore possibile perché ci rivolgiamo al Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, cioè la massima autorità in caso di rischio sismico e comunque di rischi in generale che coinvolgono il territorio. Si tratta di Enzo Boschi che siamo andati a trovare a Roma proprio alla sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica, Enzo Boschi che tra l'altro è anche un aretino quindi è particolarmente piacevole sentirlo. Sono Enzo Boschi e mi occupo di terremoti. Un terremoto è sostanzialmente una frattura che si propaga molto rapidamente sulla crosta terrestre, cioè le, le rocce che costituiscono la crosta terrestre si rompono e durante questo processo vengono generate onde meccaniche, onde meccaniche note come onde sismiche che quando vanno a interagire poi con gli edifici mal costruiti provocano danni che possono essere anche notevoli. Quindi la gente pensa che il terremoto siano gli edifici che crollano, ma in realtà è un processo interno alla Terra. La Terra è in uno stato sostanzialmente lontano dall'equilibrio, quindi varie zone della Terra sono in uno stato di deformazione. Questo processo di deformazione dovuto alle forze interne della Terra provoca situazioni di stress in varie zone della crosta terrestre fino a portarle alla rottura. Ma prima di arrivare alla rottura, queste zone sono estremamente cariche di energia e questa energia si libera sotto forma delle onde sismiche, che dicevo poc'anzi, che appunto provocano i danni. Quello che i sismologi cercano di fare è capire come avviene tutto questo processo in maniera molto precisa, usando le leggi della fisica, e individuare le zone che possono essere soggette a questi processi, in modo da costruire in maniera. Eh, sensata cioè in maniera tale che gli edifici siano in grado di sostenere le sollecitazioni dei terremoti questo è attualmente fattibile cioè le tecniche esistenti dell'ingegneria sismica consentono adesso questa soluzione e pertanto è necessario partire con importanti progetti di prevenzione del territorio nazionale specialmente in un territorio come il nostro che è pieno di edifici di importanza storica e artistica e pertanto vanno eh, preservati. Allora, ascoltato Enzo Boschi, cominciamo questo nostro viaggio, un viaggio che comincia in maniera forse eh, curiosa, vediamo da dove. Il nostro itinerario ci porta anche fuori dal territorio della provincia di Arezzo, qui infatti siamo in Umbria, siamo a Spello, Spello è una delle località colpite dal terremoto dell'Umbria e delle Marche, un terremoto che ovviamente causò nell'immediato i problemi legati all'emergenza, fu istituito un campo con dei container nella zona sportiva, si è lavorato all'accremente alla ricostruzione con risultati sicuramente molto positivi. Ma c'è una particolarità che lega il filo conduttore di questo nostro progetto Espello, cioè il fatto che oltre a questo tipo di reazione nel territorio di Spello c'è stata anche un'altra iniziativa, quella legata ai commercianti, agli operatori, di Espello ovviamente è una località che vive anche di turismo, che hanno realizzato un adesivo affisso in tutti i negozi della città I love Spello, io amo Spello, anche se ha tremato. Cioè questo legame, eh, anche con il terremoto in qualche modo, no? che non deve essere un sinonimo di mancato amore e di mancato rispetto per il proprio territorio, è una caratteristica del territorio e quindi chi ama il proprio territorio, nel nostro caso ovviamente parliamo della provincia di Arezzo, chi parliamo di Spello deve amarlo in tutte le sue caratteristiche, compreso anche il fatto che ogni tanto può succedere che tremi. Un legame forte quindi e in questo caso Spello insegna qualcosa anche a noi ed è significativo anche per questo nostro progetto. Dunque ragazzi, all'episodio probabilmente più famoso relativo a eventi sismici nella città di Arezzo, abbiamo detto, come, quindi già lo sapete, che Arezzo è una città e all'interno di un territorio, una zona sismica, è legato anche... Un culto, un culto al quale gli aretini sono molto legati, il culto della Madonna del Conforto, che si rinnova ogni anno, non soltanto nel giorno della celebrazione, ma proprio durante tutto il corso dell'anno. Non c'è aretino che in un momento di difficoltà o di bisogno, o nel momento in cui deve ringraziare per una gioia familiare o personale avuta, non rivolga il suo pensiero e non faccia una visita alla Madonna del Conforto. Quindi don Alvaro che è il parroco della cattedrale e quindi in qualche modo diciamo, anche il padrone di casa qui della Cappella della Madonna del Conforto, ci facciamo raccontare come è nata la, il culto della Madonna del Conforto e l'episodio al quale è legato. Ecco, intanto già il nome Madonna del Conforto eh, indica una consolazione, un momento eh, di... Di gioia recato in un momento difficile perché siamo appunto proprio nel, nel clima di un terremoto del 1796, la città da vari giorni era eh, sotto questa minaccia. Eh, varie scosse si erano registrate dal primo di febbraio fino alla sera del 15. Ecco, la sera del 15 febbraio 1796, in una cantina, in una piccola stanza annessa a una cantina. Qui vicino porta San Clemente, in via vecchia, e tre calzolai sono entrati in questa piccola stanza dove si dava da bere de del vino e insieme con la donna incaricata di questo servizio sono messi a pregare davanti a una piccola immagine della Madonna riproduceva una Madonna venerata sia sì, la Madonna di Provenzano. Questa piccola terracotta, abbastanza grezza, era stata eh, fabbricata mh, a Sciano qualche anno prima e si trovava lì sopra un fornello a carbone, perciò annerita, fumicata, però ecco, ogni tanto eh, era degnata di qualche preghiera. E queste persone, questi tre calzolai, di cui abbiamo anche i nomi perché fu fatto un regolare processo, si mise la prega davanti a questa immagine, chiedendo proprio la fine del terremoto. Raccontano questi testimoni, questi tre calzolai e tutto il processo che ne seguì, che questa immagine improvvisamente incominciò a rischiararsi, cadde quella fuligine, quel colore eh, nero che la rendeva quasi riconoscibile e divenne splendente. Dicono i testimoni: parea che nel petto avesse rubini e diamanti. Comunque si creò subito un grande interessamento, una curiosità, fede e preghiere. Fu smurata nella stessa notte da questa piccola stanza, fu messa in una cappella lì vicino e iniziò quella notte la devozione a questa immagine della Madonna che poi prese nome di Madonna del Conforto, proprio perché si era manifestata come un sorriso del cielo in un momento di grande tristezza e di grande paura, il terremoto del 1796. E se c'è un fascino ovvio e innegabile nella storia, nella tradizione del nostro territorio, lo conosciamo, lo conosceremo meglio anche nel corso di questo nostro viaggio, c'è un fascino altrettanto innegabile nella storia eh, dello studio dei terremoti. Terremoti come abbiamo visto e come vedremo ci sono sempre stati e l'uomo ovviamente ha sempre cercato di capirli, di conoscerli, di studiarli. Qui siamo a Firenze, all'osservatorio Ximeniano, dove è costruito un pezzo importante della storia di questi studi. Cominciamo allora questo nostro viaggio. Siamo con Christian Holz, che è il responsabile della sezione geofisica dell'Osservatorio Ximeniano di Firenze, che ci mostra che siamo in una stanza molto significativa e facciamo la conoscenza con uno di questi strumenti. Dunque, qui siamo nel gabinetto sismologico Filippo Cecchi, eh, nel quale sono radunate, tu, radunati tutti gli strumenti pionieristici della sismologia moderna. Eh, Cecchi è inventore del primo tipo di sismografo a registrazione continua, in particolar modo qui ci troviamo di fronte a un microsismografo. Eh, nel quale eh, abbiamo un, una parte di registrazione sulla quale veniva appunto montata della carta affumicata, eh, un rullo che eh, traeva questa carta. Carta affumicata. Eh, fra gli altri dispositivi presenti in questo sismografo abbiamo i pendoli, uno orizzontale e uno per i moti verticali, un meccanismo di scappamento e poi eh, un meccanismo eh, che fa diciamo, le veci di un avvisatore sismico, ovvero un qualche cosa che tiene in sospeso una massa in, in un equilibrio instabile. Quando arriva una vibrazione di terremoto, questa massa, questo piccolo chiodo, cade, alza questa forcella la quale teneva bloccata prima questo meccanismo di scappamento. In questo modo il peso che è presente sotto l'apparecchio tira il rullo, lo mette in movimento e così avviene la registrazione. Questo racconto ragazzi ovviamente ci ha portato in un clima di grande suggestione, ma ora torniamo all'attualità, torniamo a Roma all'Istituto Nazionale di Geofisica dove eh, ci viene spiegato come vengono registrati i terremoti e come eh, si allertano immediatamente coloro che poi dovranno prestare i primi soccorsi. Vediamo. Voi vi domanderete come facciamo a sapere quando avviene un terremoto, dove avviene, quanto è forte in Italia? Abbiamo una rete di strumenti collegati qui con la nostra sala operativa 24 ore al giorno in tempo reale da cui possiamo sapere queste informazioni. Vediamo cosa è successo ad esempio nel terremoto che è avvenuto nella zona di Bologna il 14 settembre del 2003. Appena le prime... Stazioni di rilevamento hanno registrato le onde sismiche. Abbiamo avuto una prima localizzazione dell'epicentro, che è il pallino blu. Poi, via via che le onde sismiche raggiungevano altri punti della nostra rete, sempre questi quadrettini verdi, la localizzazione del terremoto veniva migliorata. Questo succede dopo circa mezzo minuto dal, dall'evento, dal terremoto. Qui ormai siamo a quasi un minuto dal terremoto, l'epicentro è ormai fissato nella zona dell'Appennino bolognese, quasi tutta la parte di rete del nord è stata attivata e quindi la localizzazione del terremoto è ormai affidabile, è ormai giusta. La localizzazione definitiva arriva dopo circa due minuti ed è questo pallino nero. Eh, questi sono tutti i punti che hanno registrato le onde sismiche in tutta Italia e noi possiamo vedere qui dalla nostra sala operativa eh, alcune informazioni sul terremoto, eh, ad esempio ehm, le coordinate dell'epicentro, quindi la zona geografica dove è avvenuto, la profondità ed altre informazioni come molto importante la magnitudo. In questo caso il terremoto aveva una magnitudo pari a 5, eh, quindi circa un settimo ottavo grado della scala Mercalli. Queste informazioni sono disponibili in maniera automatica eh, dopo alcuni minuti dal terremoto e permettono, ci permettono di avvisare gli organi di protezione civile che devono intervenire con eh, le squadre di soccorso. Un ruolo importante per la nostra sicurezza in caso di terremoto c'è la protezione civile e le strutture ovviamente che alla protezione civile fanno capo sono organizzate per dare risposte immediate e sul territorio a ogni esigenza in caso appunto di calamità, di terremoto in questo caso. Qui siamo a Piave Santo Stefano dove è stata proprio installata una struttura con queste caratteristiche. Il responsabile della protezione civile della provincia di Arezzo, Loris Bocciardi, ci spiega che cos'è questa struttura. Dunque, qui siamo in, una, in una, diciamo così, un appendice di quello che è tutto il sistema della protezione civile, sia regionale che provinciale. Siamo in un comme. Comme significa centro operativo misto a cui fanno riferimento tutti i comuni della vallata. Esistono cinque comme nel nostro territorio che in pratica sono i punti nevralgici quando dovesse scattare un'emergenza, tipo il terremoto, quindi noi qui dentro è la parte vitale, cioè tutte le persone che sono addette ai soccorsi, a organizzare il ricovero della popolazione tutto quanto occorre, parte da qui le decisioni e l'attivazione. Quindi è un punto estremamente importante. Allora ragazzi, come avete capito questi centri operativi, queste sale che sono sempre attive e pronte ad entrare in funzione servono proprio per il primo punto di raccordo degli aiuti. Spesso quando si verifica una situazione di emergenza l'arrivo, l'affluenza contemporanea di tante persone ovviamente dotate di grande buona volontà, possono rischiare addirittura di creare ancora più confusione. È necessario quindi che ci sia un punto nel quale questi aiuti vengono razionalizzati e vengono distribuiti ed indirizzati nel territorio laddove ci sono le necessità. E a questo servono questi centri operativi come quello che abbiamo appena visto. Ovviamente ce ne sono in provincia di Arezzo perché la provincia di Arezzo ha certe caratteristiche dal punto di vista eh, morfologico. Ce le facciamo spiegare ancora una volta dal professor Enzo Boschi. La provincia d'Arezzo, come sappiamo, è una zona dove si sono verificati nel passato dei terremoti e quindi va presa in seria considerazione la possibilità che in futuro vi si verifichi un terremoto. Terremoti che non saranno mai estremamente catastrofici come quelli che si verificano in altre zone del pianeta, ma che per tuttavia possono creare problemi e paura, come qualcuno ricorderà, durante la lunga sequenza sismica Umbra, quella che cominciò nel 1997 e continuò per circa... Sei mesi fino, primi, fino al marzo del 98, Quindi eh, stiamo considerando attentamente anche i, i, i terremoti, l'attività sismica che si è verificata nel nostro territorio nel, negli ultimi mille anni per poter dare con grande precisione, eh, individuare con grande precisione le zone che possono essere colpite. A questo partecipiamo, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia partecipa anche con un centro di ricerca costituito ad Arezzo che. Funziona ormai da circa tre anni. La sede aretina dell'Istituto Nazionale di Geofisica non è soltanto un luogo di studi, è ovviamente un elemento importante che caratterizza il territorio ed è importante che abbia sede proprio ad Arezzo per quello che riguarda la tutela. Del, dal rischio sismico, ma è anche un luogo dove appunto, ragazzi come voi eh, vanno periodicamente per eh, svolgere incontri, una specie di lezioni vere e proprie nei quali appunto, vengono forniti tutti gli elementi relativi al terremoto, alle sue caratteristiche, alle sue cause e dal rischio sismico in generale. Noi siamo andati proprio in occasione di, una di queste lezioni e vediamo come si svolgono. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno insegnanti. Oggi parliamo del terremoto. Qui siete nella sede di Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Arezzo e da qualche mese abbiamo iniziato a fare lezione alle scuole per informarvi, per informare i ragazzi cos'è un terremoto. Diciamo, le rocce della costa terrestre sono sottoposte a degli sforzi dai movimenti delle placche. E allora, come vedete dal grafico, noi Facciamo la comparazione. Eh, ci sono due placche. Su una placca sta la macchina rossa, sull'altra placca sta la macchina blu. Queste placche si stanno muovendo una rispetto all'altra come un bastone. Abbiamo fatto l'esempio del, del bastone. Questa è la posizione originale del bastone e delle due placche. Sotto sforzo c'è un accumulo di energia. Allora, il bastone si sta deformando come le due placche si stanno deformando. C'è una progressiva deformazione fino alla rottura. Diciamo. Noi sappiamo bene, l'abbiamo vissuto tutti quanti, e quando pieghiamo bastione fino a che si rompe fa questo crack caratteristico che dopo sarebbe il nostro terremoto. La zona lunga la quale si è, rotto, si è rotta questa zolla viene chiamata faglia. Facile, no? In realtà, per rompere la roccia ci vuole invece una forza enorme. Più grande è la forza necessaria per rompere la roccia, più forte è il terremoto. Alla Scuola Media Francesco Severi ospita questa mattina una esercitazione, una prova, una spiegazione anche da parte dei membri della consulta della Protezione Civile di come ci si comporta in caso di evento sismico. Allora assistiamo e facciamo assistere anche voi ragazzi a questa spiegazione. Allora in caso di terremoto dovete proteggervi andando sotto il banco. Quindi eh, questa operazione deve essere fatta in modo tranquillo, senza eh, spostare i tavoli o eh, andare a ridosso dei tavoli eh, retrostanti, ma deve avere solamente la funzione di proteggervi da eventuali crolli improvvisi che potrebbero eh, essere, accadere a, a seguito della scossa stessa. E allora vediamo qual è il comportamento corretto da tenere. Via! Una volta finito la scossa di terremoto dobbiamo uscire, quindi il capifila si avvicina alla porta tende la mano a un compagno e tutti per, tenendosi per mano inizieranno a uscire con l'insegnante in testa fino al più fila, l'ultimo che dovrà dare un'occhiata che nessuno è rimasto all'interno. Allora i ragazzi ovviamente adesso proseguono la simulazione uscendo dalla laurea e andando nel posto contrassegnato, via. Quella che vediamo è l'evacuazione delle singole classi in base agli ordini di uscita che sono stati impartiti. Ogni classe ovviamente ha un suo punto di raccolta, l'uscita deve avvenire in maniera ordinata. E dopo l'evacuazione, ogni classe ovviamente ha il suo punto di raccolta, è indicato da questo segnale, e lì appunto si fermano i ragazzi. Qualora la scossa sismica vi sorprendesse in casa, abbiate cura di seguire le cose che adesso io vi dirò. Innanzitutto non correte verso le uscite, rimanete fermi in casa, allontanatevi dai mobili, da tutto quello che non è fissato stabilmente ai muri, dalle finestre, dalle specchiere da tutto quello che in genere è di vetro, riparatevi sotto gli architravi oppure sotto il tavolo oppure in una parte solida del vostro domicilio. Attendete prima di fare qualsiasi cosa che la scossa sismica sia terminata. Quando la scossa sismica è terminata, quello che doveva succedere è già successo, quindi non è necessario farsi prendere dalla fretta. Quindi se il vostro edificio ha subito delle grosse lesioni oppure se voi vi sentite tranquilli uscendo da casa, fatelo pure seguendo però delle piccole norme. Prendete degli oggetti che vi torneranno comodo per stare fuori dall'edificio anche qualche giorno nell'ipotesi più peggiore. Quindi preparate in un piccolo zaino, mettete un cambio di biancheria per 24 ore, per esempio i farmaci che normalmente usate per il nonno o per il babbo. I documenti, il portafoglio, un po' di soldi, le carte di credito, l'agenda telefonica dove sono i numeri telefonici dello zio o della zia a cui andrà telefonato per dire stiamo bene, anche l'elenco telefonico è di una certa utilità per telefonare a amici e parenti e non sappiamo magari il numero. Il telefonino cellulare che al giorno d'oggi è di uso comune, ma ricordatevi anche il relativo carica batteria, meglio se anche quello da macchina. Una pila ricaricabile, oggi in commercio ce ne sono anche di quelle con una dinamo interna che sono sempre in carica. Una radiolina FM perché normalmente le istituzioni di protezione civile emanano direttive attraverso la radio. E ricordatevi anche cose tipo gli occhiali di riserva perché se si rompono magari gli occhiali da vista ce ne sia un paio di riserva. Una volta che tutto questo materiale, poco materiale, è messo dentro lo zaino, uscite pure di casa, però chiudete il gas l'acqua e l'energia elettrica, liberate i, se ci sono gli animali da, da, da appartamento, uccellini, cani e gatti e scrivete nella porta uscendo dove siete andati e come si fa a rintracciarvi. Andate anche dal vostro vicino di casa e ditegli di fare le cose che fate voi, tutti insieme in maniera calma ma determinata, uscite e andate nelle aree d'attesa che sono state predisposte dal piano comunale di protezione civile del comune dove siete residenti. In gamba! Avete visto come ci si comporta per l'evacuazione degli edifici in caso di sisma? Qui siamo a San Sepolcro e spieghiamo una fase successiva. Ritroviamo Loris Bocciardi che è il responsabile provinciale della protezione civile. Abbiamo parlato quindi dei comportamenti, abbiamo visto che ci sono dei centri operativi che si mettono subito in funzione in caso di evento sismico, però la popolazione cosa deve fare e eh, come ovviamente eh, sono organizzati i piani operativi proprio per eh, radunare la popolazione dopo il sisma. Sì, eh, infatti questa qui è una delle aree che ogni comune ha mh, individuato e mette a disposizione per il caso di necessità, nel caso del terremoto voi dovreste... Eh, ricarvi se siete abitanti di San Sepolco in quest'area qui che il comune ha individuato. È chiaro e evidente che secondo il, la, il paese, il comune che prendiamo in esame, le aree saranno collocate ovviamente in modo differente, però sappiate che in ogni comune c'è già stabilito un'area in cui voi dovete ricarvi, voi e la popolazione. E qui siamo a San Sepolco, lo ripeto, e poi vedrete che qui, ora poi nel proseguo dell'immagine, dell ci sarà non solo l'area di prima accoglienza, ma per esempio qui a Sansepolcro la popolazione che ha le case per esempio lesionate potrebbe già avere un primo alloggio qui perché questi sono dei fabbricati che non risentono il terremoto, perché sono antisismici cosiddetti. Quindi qui uno può dormire anche una notte se c'è necessità in tutta tranquillità. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo nostro progetto, di questo nostro programma. Io credo che se voi ragazzi l'avrete seguito con attenzione avrete capito quali sono gli elementi fondamentali che volevamo trasmettervi, cioè. Le caratteristiche del nostro territorio: il nostro è un territorio a rischio sismico, in qualche caso anche abbastanza elevato. Quindi è importante saper convivere con questo aspetto, che significa sicurezza nel modo con il quale vengono costruiti gli edifici. Significa sapersi comportare in caso di evento sismico nella maniera più corretta a scuola, come avete visto ovviamente, dopo l'evacuazione nei centri di raccolta, il modo come funzionano i soccorsi. Quindi un quadro generale che arricchito anche da qualche eh, particolarità, da qualche racconto, da qualche aneddoto legato alla nostra storia ed anche alla storia dello studio del terremoto, credo vi abbiano fornito eh, anche eh, un modo per approcciarsi a questo tema in maniera anche più serena, direi, se mai di serenità ovviamente si può parlare quando si affrontano questi aspetti. A me allora non resta che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a questo nostro progetto a partire ovviamente dall'Istituto Nazionale di Geofisica e dal suo presidente Enzo Boschi, a tutte le strutture della protezione civile e gli enti locali della provincia di Arezzo che hanno voluto dare la loro collaborazione e ovviamente a coloro che ci hanno ospitato all'Osservatorio Ximeniano di Firenze, al Santuario di Monte Casale, alla Cattedrale di Arezzo per dei momenti che credo siano stati particolarmente significativi dall'amministrazione provinciale allora che ha curato e voluto questo progetto. A tutti voi ragazzi un caro saluto.